Ragazzi, per la ricerca che vi ho assegnato, lavorerete in gruppi, che vi indicherò ora io. Lola Garcia lavorerà insieme a Pedro. Ehi. Ehi. E a Jordan. Oh, wow. Mm? Ah, ok. Cosa? Professoressa, io mi oppongo. Sharon, niente polemiche. Tu sarai con Lucas. Beh, vedila nel lato positivo. Lucas è un secchione. Farà lui tutto il tuo lavoro. Già, forse non hai tutti i torti. Oh no, quella ragazzina senza cervello mi rovinerà tutta la media. Buon lavoro a tutti. Ehi, Sharon, ferma, dove stai andando? A fare shopping, naturalmente. A fare shopping? Ma la ricerca? Oh, beh, tu sei un secchione. Preparala tu per me. Io ho da fare. Per colpa tua, quest'anno sono già stato in punizione una volta. Non mi farai anche abbassare la media. Senti, Coso, se tu hai una vita vuota, io non so che farci. Devo andare a fare shopping. Molto bene, allora verrò anch'io. Cosa? Scegli, o andiamo a fare la ricerca insieme, o vengo con te a fare shopping. Oh. Ok, dimmi dov'è casa tua. A casa mia non possiamo andarci. Oggi mia mamma ha l'incontro con il club del cucito. Oh, mamma mia, che cosa triste. E va bene, andiamo a casa mia. Muoviti! Dai, vieni qui! Ti prego, Silvia! Scusate la confusione. No, oh, per me non c'è nessun problema. Oh, che tristezza, Gloria! Già, a chi lo dici, Sofia? Che hanno le vostre madri? Beh, domani sarà l'8 dicembre. E in Colombia si festeggia la festa delle candele. E il Dies de las Velitas. Esatto, è un giorno molto importante per noi colombiani. Si festeggia l'Immacolata Concezione e tutte le strade della Colombia vengono illuminate con delle candele. È un giorno magico. Salve a tutti! Ehi, tesoro, cos'hai lì dentro quello zaino? Ho fatto grandi spese. Ho comprato 200 scatole di biscotti. Cosa? E che te ne fai di tutti quei biscotti? Beh, al supermercato qui vicino facevano un bellissimo concorso. Acquistando una scatola di questi biscotti si può vincere un viaggio per una famiglia ad Aspen. Ci sono 3 biglietti vincenti. E così ho comprato tutte le scatole di biscotti che avevano in negozio. Papà, lo sai, vero? Che statisticamente, anche se compri il 99% delle scatole dei biscotti, non è detto che tu vinca. Oh beh, lo scopriremo. Oh, quanto mi mancano le mie tradizioni. Già. Che strana questa famiglia. Scommetto che hai una di quelle mega ville. E immagino già la tua camera. Hello Kitty e brillantini dappertutto. Stai zitto, nerd sfigato. Eccoci arrivati. Tu abiti qui? Dai, muoviti, scendi. Ah, Lucas. Sì? Se riferisci a qualcuno quello che vedi lì dentro, io ti ammazzo. Chiaro? Ok. Tesoro, sei arrivata? Sì, mamma, sono qui. Sei andata a fare un po' di jogging? Non ancora. Ora devo fare una ricerca per scuola. Ah, ok, ma mi raccomando. Poi vai a correre o finirai come me. Una donna sola, povera e cicciona abbandonata dal marito. Sì, ok, mamma. Ricordati, cara, nella vita non conta il cervello, ma la bellezza. Se sei bella e in forma, nessuno ti abbandonerà. Ok, mettiamoci al lavoro. Wow, ma ci sono libri ovunque. Allora, non sei come quello che appari. Io non voglio essere una nerd. Tutti mi prenderebbero in giro. Quindi ho scelto di essere la bella e stupida. Almeno in mano la situazione della scuola. E non vengo derisa da nessuno. Ma Sharon, nella vita non esistono i stereotipi. La bella è stupida, il secchione è sfigato. La vita non è bianco e nero.
Ci sono mille sfumature. Beh, hai sentito mia madre, no? Lei la pensa al contrario di te. Io ho fatto una scelta e tu devi rispettarla. Ma... Niente ma. Dai, facciamo questa benedetta ricerca. Sharon, Lucas, bellissimo lavoro. Avete lavorato tutti e due, vero? Ecco... ecco, veramente ho fatto tutto io. Quindi il merito va solo a me. Lo solito sconso fatiche. Grazie. Ehi Lola, come sta tua madre? Insomma, è ancora disperata per la festa della Svelitas. Già, anche la mia. Purtroppo non possiamo portarla in Colombia. Già, ma potremmo portare la Colombia qui da loro. Cosa? Mi è venuta un'idea. Dai, andiamo. Ok. Questo è il dia della Svelitas più triste che abbia mai passato. Mamma, Sofia, venite fuori con noi. Oh mio Dio, ma è bellissimo! Oh, me sto commuovendo! È favoloso! Già, è magico! Ma come avete fatto? Beh, Pedro ha convinto il papà a regalare le scatole di biscotti ai vicini di casa e loro in cambio dovevano contribuire mettendo una candela accesa in strada. Oh no, è il concorso! È il viaggio ad Aspen! Sì, beh, ne abbiamo avanzata una. Non si sa mai, potrebbe essere quella vincente. Dai, abbiamo vinto un viaggio ad Aspen! Qualcuno ti ha battuto, papà. Beh, Lola, i vincitori sono tre. C'è ancora una possibilità. Papà, lo sai che la statistica che ci siano due vincitori nella stessa via è pari allo 0,00? Abbiamo vinto! Ho aperto la scatola di biscotti, ho trovato questo, sì! E vinto, vinto, abbiamo vinto! Giusto, Lola? Come dico sempre io... Niente è impossibile.